festa. Domani tornerà tutto come prima. Che cosa pensi che vi lascerà questa giornata? Sicuramente tanta gioia, tanta armonia, serenità, delle emozioni belle che non è facile provare all'interno di un istituto penitenziario. So this is Christmas. Siamo nella cucina del carcere romano di Rebibbia ed oggi per Vanessa, per oltre 200 detenute, è un giorno speciale. Ai fornelli uno chef stellato per un evento arrivato quest'anno alla sua sesta edizione e che si è svolto contemporaneamente in 12 istituti di pena da nord a sud del paese. Il tutto grazie al lavoro di oltre 600 volontari del movimento cattolico Rinnovamento nello Spirito e da Prison Fellowship Italia Onlus. Si avvicina il Natale, tutti vogliono stare intorno alla tavola, insieme alla famiglia, noi lo facciamo in questo modo per comunque tramandare qualcosa di importante anche a loro, che sia anche un ricordo. Un ricordo certo, ma non solo. Qui si onora il diritto alla speranza. Ogni uomo nasce libero e privato del bene grande della libertà, ha il diritto di sperare che un giorno possa ritrovarla pienamente. Ma abbiamo il grande tema della recidiva penitenziaria che giunge all'80% con costi sociali insopportabili. Abbiamo una giustizia talvolta lenta, erronea, che può apparire ingiusta se non è temperata dalla misericordia. Siamo qui per dire che la giustizia ha bisogno della misericordia, ha bisogno dell'amore. Come ogni anno tra i tavoli anche tanti volti noti. Lei nei suoi film ha spesso investigato il male, la gratuità del male. Qui in questo posto in realtà c'è molto dolore, vero? Sì, c'è molto dolore. Bisognerebbe sempre pensare che il dolore può diventare anche un momento di crescita, può diventare un momento attraverso il quale, sublimandolo, ti fa migliorare veramente. Quando non ti rinchiudi in te stesso, come accade spesso. Tutte le arti sono portatrici di bellezza. Laddove manca la bellezza si aprono dei vuoti che facilmente possono essere colmati anche dalla violenza. Noi vorremmo cercare di lasciare loro un ricordo di dolcezza, di amore, di speranza, e penso che loro aspettino proprio da questo incontro soprattutto questo. Un punto sul quale voi insistete molto è la giustizia riparativa. Sì, bisogna riparare insieme, segno che la speranza costruisce ogni giorno. Ci sono ricchezze morali, culturali, spirituali nella nostra società che vanno rimesse in circolo, in dialogo. Non possiamo permettere che le nostre società smettano di essere benevole e misericordiose. Ecco perché parliamo di una giustizia che ripara. Siamo qui per riparare ai tanti errori che poi finiscono col popolare le carceri se producono impoverimento e ingiustizie.